Ancora una sconfitta casalinga per il Piacenza contro la formazione calabrese del Cosenza che passa per 1-0 e a questo punto i giochi sembrano proprio fatti. La matematica non condanna, ma è la squadra che ha profondamente deluso e a questo punto con 5 punti di distacco dalla quart'ultima non si vede proprio come possa la formazione biancorossa riuscire a raddrizzare la barca che sta per affondare. I tifosi, come avete visto, contestano, non sono molto numerosi e subito all'inizio della partita il Cosenza si presenta dinanzi a Bordoni. C'è questo centro per Lucchetti che sarà grande protagonista della partita per i calabresi che colpisce al volo, la palla rimbalza per terra, riesce poi un difensore a deviare in calcio d'angolo. Prima iniziativa di Compagno, la sua conclusione respinta da Simoni, poi arriva Masi che colpisce male e manda il pallone sul fondo. È la prima delle occasioni mancate per il Piacenza che continua ad attaccare. Qui c'è un intervento su Rocca Tagliata, si chiede il calcio di rigore ma l'arbitro lascia proseguire l'azione. Calcio di punizione in favore del Piacenza, colpisce bene Signori ed è bravo l'estremo difensore del Cosenza a mandare in calcio d'angolo. E siamo al gol, fugge Padovano sulla destra, effettua il centro per Lucchetti che ha bruciato sullo scatto Russo, colpo di testa preciso del centravanti e gol. Vedete Padovano che fugge ad Osti, il centro è liberissimo Lucchetti e da pochi passi non sbaglia, niente da fare per Bordoni. Bordoni che deve intervenire di piede, da libero quasi, per evitare questa azione d'attacco dei giocatori in maglia bianca. Ancora il Cosenza galvanizzato l'attacco ed è ancora Lucchetti che va a colpire l'esterno della porta difesa da Bordoni. Siamo nel secondo tempo, c'è questa prima occasione per Signori che colpisce bene di testa anticipando il diretto avversario ma blocca Simoni. Ancora il Piacenza all'attacco, si vede il giovane Moretti che si libera bene sulla sinistra e offre un pallone d'oro a Signori che non è evidentemente in giornata, la conclusione di sinistra termina sul fondo. Ancora il Piacenza che attacca con Manighetti, c'è un centro per il piede di Rocca Tagliata, ancora un'occasione sbagliata. Ecco questo calcio d'angolo che permette al giovane Moretti di liberarsi e di concludere da fuori area, è un tiro bello ma centrale, nessuna difficoltà per il portiere. Ancora Piacenza l'attacco, Compagno il suo centro e non riesce la conclusione a rete di Manighetti. Ancora il Piacenza in attacco, è un assedio, colpo di testa ancora di Manighetti e poi la conclusione del numero 6 proprio addosso al portiere. Si fa vivo anche il Cosenza con questo calcio d'angolo e colpo di testa che Rocca Tagliata riesce a respingere proprio sulla linea. E poi non c'è più nulla fino al fischio finale, strette di mano fra i giocatori e il pubblico abbandona lo stadio deluso come del resto anche Perotti. Allenatore dell'Under 21 Azzurra.